Giovedì 8 ottobre anche tu vivi la bellezza presso Maisonco, che insieme ad Anti e numerosi partner ha scelto di organizzare una speciale giornata durante la quale, attraverso un viaggio nel benessere e nella cura di sé, ciascun ospite possa anche partecipare attivamente al supporto di Ant, che da anni sul territorio nazionale bresciano aiuta gratuitamente pazienti affetti da cancro presso la propria abitazione, consentendo così un percorso di cura in un ambiente familiare. Paola Perini, Communication Manager di Maisonco, illustra come si svolgerà la giornata che si preannuncia ricca di interessanti appuntamenti. Giovedì 8 ottobre, a partire dalle ore 16, ci sarà la possibilità per chi lo desidera di fare beneficenza usufruendo di una serie di servizi messi a disposizione da Maisonco. Le persone che desiderano partecipare all'evento potranno acquistare online o direttamente presso la nostra reception dei voucher prepagati. Il 30% di questi del ricavato dall'incasso di questi voucher verrà devoluto in beneficenza ad Ant, e in cambio si potrà usufruire di trattamenti viso, trattamenti corpo, corsi benessere. Si potranno acquistare delle food box da asporto oppure fare delle degustazioni in loco organizzate da Duomo d'Elite, che sarà nostro partner nell'evento. Sarà altresì possibile acquistare dei prodotti per la cura del corpo e dei capelli della linea Aveda, piuttosto che quadri, oggetti legati all'arte, al design e all'abbigliamento, che saranno messi a disposizione dal nostro partner Vivi l'Arte, un laboratorio creativo. Ci sarà un allestimento floreale curato da Fruit d'Amour, che è un nostro partner nell'evento, e il testimonial sarà il Basket Brescia, la prima squadra del Basket Brescia Leonessa, e la giornata si concluderà verso le ore 20:30 con l'estrazione di un premio messo a disposizione da Vivi l'Arte attraverso la raccolta dei voucher, un ringraziamento e verrà offerto ovviamente un cocktail legato a questo evento e ideato da Duomo d'Elite per noi. Non dimentichiamoci che sempre con un contributo assolutamente pro bono, i Lemon Squeezers in concerto dalle 19 alle 20 daranno appunto, come giustamente detto, questa nota frizzante al nostro evento e saranno presenti ovviamente per tutta la durata dello stesso. A chiunque abbia voglia di partecipare, non solo attraverso l'acquisto di voucher ma anche attraverso l'aperitivo a partire dalle ore 18 presso il nostro Coque Caffè, che avrà un costo di 5 euro e ovviamente, inutile dirlo, parte del ricavato verrà devoluto ad Ant. Maria e Marta Co, titolari di Maisonco, insieme a Nicola Amato Co, organizzatore e direttore della gestione di Maisonco, spiegano la scelta di organizzare questa iniziativa e la propria storia. Noi da sempre siamo sensibili a tutto ciò che riguarda il mondo del benessere, e quando una persona sta bene è anche più bella. Questo è un po' il nostro motto, e che l'abbiamo comunque chiamato fare del bene fa stare bene. Perché con Ant? Perché già da marzo, quando Ant aveva organizzato insieme agli artigiani una giornata come raccolta fondi, noi, essendo comunque molto sensibili a questo, abbiamo promesso ad Ant che avremmo fatto una giornata, ma non abbiamo voluto che fosse la semplice raccolta fondi dove metti la cassettina e dici vabbè, il ricavato della piega o di questa giornata va. No, abbiamo voluto proprio che i nostri clienti, e non solo, fossero coinvolti in questo progetto di bellezza. Ecco perché questo nostro nuovo percorso si chiama Vivi la bellezza. Vivi la bellezza perché deve essere un percorso dove chi viene da noi non viene solo perché ha bisogno di un taglio di capelli, di una ristaurata, ma essere belli vuol dire anche far emergere tutte quelle caratteristiche che noi abbiamo dentro, che può essere la nostra autostima, la nostra solarità, e attraverso proprio questo progetto, che chiaramente è strutturato su vari livelli, che va dal parrucchiere al truccatore, ma dall'estetista che da estetista diventa operatrice di benessere, naturopata, dove cura oltre che la bellezza esteriore anche la postura. In queste feste il nostro motto, da quando veramente siamo ragazze, il nostro motto era fare questo lavoro per
poter dare ogni giorno al cliente che entra in salone questo nostro, cioè poter estrarre oltre la bellezza esteriore, farla star bene anche nella bellezza interiore. Ecco perché poi pian piano siamo nati anche per poter aiutare anche chi ha più bisogno ancora del cliente attuale. Ant, la stiamo facendo. Noi abbiamo avuto appena una bellissima esperienza con Abe, che vorrei che la raccontasse Nicola perché l'ha vissuta lui in prima persona con parte del nostro staff. E domenica 20 settembre siamo stati appunto a Bogliacco, una frazione di Gargnano, dove grazie a Abe abbiamo potuto partecipare alla Children Win Cup, che è una regata che è stata fatta a scopo benefico per diciamo portare questi bambini del reparto oncologico dell'ospedale civile di Brescia, per potergli dedicare una giornata diversa che non sia sempre all'interno delle mura dell'ospedale, ma per portarli diciamo nel lago, fargli vivere la vela. E per noi è stato molto bello perché abbiamo avuto la possibilità di far divertire questi bambini attraverso il nostro lavoro, quindi abbiamo avuto uno stand dove li pettinavamo, li truccavamo, ed è stata per noi un'esperienza veramente unica, perché diciamo abbiamo avuto la possibilità di vivere veramente con questi bambini che ci hanno dato veramente tanto, e è stata un'esperienza bellissima, e spero che anche questa con Ant, ma anzi ne sono sicuro, ne sarà altrettanto. Noi vendiamo all'interno della Maison i biglietti, quindi potete venire direttamente in Maison, oppure sul nostro sito, sulla parte del blog, oppure sul nostro Facebook c'è la possibilità di acquistare online i biglietti dell'evento. Il nostro sito è www.maisonco.it e siamo a Brescia in via Vantini 44. Per chi non lo sapesse, il nostro numero di telefono è 030 3758 165 e info@maisonco.it. Marcella Gori, delegata ANT di Brescia, spiega il lavoro svolto da ANT e la partecipazione all'evento benefico. Veramente per noi è un traguardo che non ci aspettavamo, un aiuto in più, e che la Maison Co si interessi dell'ANT ci inorgoglisce. Anche a livello nazionale sicuramente avrà un suo impatto, perché è una cosa molto molto importante che si curi sia la bellezza del corpo che la bellezza dell'anima, e questa è una cosa che riempie di gioia anche noi, anche che per l'assistenza, perché noi abbiamo 9 medici, 5 infermiere, una psicologa, che sono retribuiti logicamente perché lavorano solo per noi 7 giorni su 7. Le ultime visite della prevenzione, alla quale teniamo molto, perché vede, il tumore bisogna combatterlo all'inizio. Quando si capisce di avere un qualcosa di anomalo, bisogna andare subito, perché lo si deve battere sul tempo, non bisogna permettere al tumore di lavorare. Quindi noi abbiamo organizzato già 2100, mi sembra, visite gratuite, perché noi parliamo sempre di assistenza e visite gratuite di prevenzione. Quindi chiediamo un aiuto anche per questo, per questa nostra attività. E ecco dove andranno a finire i soldi: nell'assistenza, che poi è tutto dimostrabile perché abbiamo già fatto un bilancio, abbiamo presentato un bilancio in comune e potete vedere su internet, in comune il bilancio del 2014 delle nostre attività, dei nostri costi e di tutto quello che stiamo facendo, perché siamo trasparenti. Allora, l'ANT è piaciuta all'inizio, quando io sono arrivata qui a Brescia, cioè quando ho capito la validità e la potenza di questa organizzazione, che mandava a casa medici e anche apparecchiature, perché dobbiamo dire che noi portiamo a casa tomografo, i nostri medici fanno trasfusioni, quindi fanno è un'assistenza ospedaliera, completamente ospedaliera, al costo di 30 euro al giorno. Invece la stessa assistenza e le stesse cure fatte in ospedale costano almeno 700 euro al giorno. Pertanto è un risparmio collettivo di tutta la comunità. Daria, naturopata di Maison Co, spiega a quali attività si potrà prendere parte nella giornata di giovedì 8 ottobre.
Allora, i corsi saranno di Zen Stretching, come dicevo prima, che sono, si basano sulla medicina tradizionale cinese, che secondo la medicina tradizionale cinese il corpo è percorso da questi meridiani energetici. Ogni meridiano corrisponde a un organo e a un viscere e di conseguenza anche a un'emozione. Attraverso l'allungamento di questi meridiani energetici noi andiamo a migliorare il benessere di quell'organo e di conseguenza anche di quell'emozione. Poi un altro corso sarà delle tecniche di respirazione. Queste sono molto indicate perché il respiro cambia in base alla situazione che stiamo vivendo. Quindi se la persona è molto tesa o è a disagio, il respiro è molto affannoso. Mentre se quando ci svegliamo per esempio la mattina, il nostro respiro è calmo e profondo. Queste tecniche di respirazione aiutano a ritrovare la vera respirazione, che è quella istintiva, che è quella che hanno i bambini e che quindi ci permette di vivere ogni situazione con una consapevolezza diversa. Poi un altro tipo di corso invece è il corso di rilassamento guidato. Questo comprende varie tecniche che possono essere dalla bioenergetica, che dice che ogni cosa che noi viviamo viene somatizzata sul nostro corpo e anche su determinati segmenti del nostro corpo. Quindi lo sblocco di questi segmenti è fondamentale per sentirsi liberi col corpo, che poi porta alla libertà di espressione delle proprie emozioni. Altre tecniche associate a questo corso sono la meditazione, sono il rilassamento guidato con le immagini, quindi la distensione immaginativa. E come ultimo corso che presento è il postural, che è un corso che è fondamentale per sbloccare i punti critici del corpo, che possono essere per esempio la zona della cervicale, dove si accumula tantissima tensione, la zona lombare, dove c'è tutta la sede dei nostri istinti, che è la zona del bacino, e i polsi e le caviglie, che col tempo comunque perdono la propria elasticità e di conseguenza non permettono i movimenti liberi, e molte volte un mal di collo può essere provocato da un problema al polso. Queste sono tutte tecniche olistiche, quindi considerano la persona nella sua unicità, quindi nel suo aspetto fisico, emozionale, caratteriale e spirituale. Valentina Ghio, responsabile di Maison Co a Brescia in via Vantini 44, racconta la filosofia che Maison Co applica con i propri ospiti. Nello specifico mi occupo del check-in e del check-out della clientela e mi occupo, diciamo, a 360 gradi del cliente, sia dall'accoglienza, come dicevo precedentemente, e la gestione appuntamenti, il contatto col cliente e il relativo intermediario al personale, sino però agli ultimi consigli, diciamo, quali sono gli accessori, i nostri bijou e l'abbigliamento, sino ad arrivare anche al make-up, che è sempre uno dei nostri punti cardine per il progetto nuovo Vivi la Bellezza. Sempre in questa postazione, come appunto ho già detto, nel check-in, accoglienza è sempre diciamo per noi il miglior biglietto da visita. E, mi troverete, quindi il cliente consegnerà i loro voucher in modo tale che potrò usufruire dei servizi, questi servizi che sono stati acquistati ad un prezzo vantaggioso, tutto per andare alla fondazione ANT.